Circa 8.000 persone parteciperanno alla cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale Italiana della Cultura, in programma sabato 20 gennaio alla Vitifrigo Arena. Una giornata storica per Pesaro che è pronta a dare il via ufficiale al suo ricco programma fatto di 329 appuntamenti in città con 15 artisti protagonisti. Una grande festa che si aprirà alle ore 11.30 con il momento istituzionale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e proseguirà per tutto il giorno con spettacoli, food e tanta musica per tutte le generazioni, tra gli ospiti speciali Max Gazzè e Rosa Chemical. Penso che avere scelto la Vitrifrigo Arena come teatro di questa situazione sia stata una scelta vincente e anche una scommessa, anche complessa dal punto di vista organizzativo. Infatti voglio ringraziare in primo luogo la prefettura, attraverso la prefettura tutte le forze dell'ordine e della sicurezza che stanno rendendo possibile, assieme anche al nostro lavoro questo e alla cerimoniale del Quirinale, questo grande evento. Immaginatevi l'abbraccio di 8.000 persone al capo dello Stato, una cosa già di per sé emozionante, 8.000 persone di cittadini che si sono prenotati online, di studenti che sono anche studenti, oltre 2.000 che saranno anche protagonisti di progetti durante l'anno, e una platea di invitati che va dall'Italia all'Europa, spesso anche al mondo, con una forte attenzione a quello che Pesaro è stato in questi anni e soprattutto che vuole diventare. Importante la scelta del Palasport per un evento popolare che sarà presentato da Paolo Bonolis. Si tratterà di un primissimo ma già importante banco di prova per la grande macchina organizzativa di Pesaro 2024. Sì, sicuramente la complessità di avere un luogo così, così capiente mette a dura prova naturalmente l'organizzazione, però sono settimane che con i collaboratori stiamo organizzando al meglio questo appuntamento. Sarà probabilmente un appuntamento che Pesaro si ricorderà anche per i prossimi eventi, e speriamo in maniera positiva. Sarà una giornata storica per Pesaro, per il nostro territorio, e perché segnerà l'avvio di un anno che cambierà, sta già cambiando la considerazione di Pesaro in Italia e in Europa. Abbiamo già da Capodanno ad oggi una visibilità nazionale incredibile, mai c'è stata una visibilità come in questo momento. Ovviamente sentiamo il peso della responsabilità, perché vogliamo dimostrare che questo territorio, la provincia di Pesaro Urbino, le Marche, sono uno dei posti migliori del nostro paese attraverso l'offerta culturale, ma anche attraverso il tanto che il nostro territorio offre dal punto di vista paesaggistico, economico, gastronomico. Quindi sarà un anno davvero impegnativo. In più iniziamo alla grande con una grande festa popolare. Non si è mai iniziata la capitale della cultura con una festa popolare come questa. Mattarella riempie il Vitrifrigo Arena come una rockstar, ed è la dimostrazione che è anche una grande giornata di orgoglio pesarese, ma anche di orgoglio e identità nazionale attraverso la cultura. Innanzitutto un riconoscimento molto prestigioso che ci fa particolarmente onore e credo anche meritato, perché questo è un progetto molto interessante, in quanto la città di Pesaro innanzitutto ha coinvolto tutto il territorio, quindi ciò significa i 50 comuni della provincia, ma significa l'intera regione, e perché è un progetto che in realtà è un connubio perfetto tra la natura e la cultura, e ovviamente anche un po' la tecnologia e l'innovazione. Quindi tutte caratteristiche che sicuramente fanno della nostra regione è un po' il fiore all'occhiello, e soprattutto perché questa è anche una terra di cultura. Se pensiamo ai grandi come lo stesso Rossini, che ha avuto i natali nella città di Pesaro, Raffaello, quindi, che ha lasciato una sua impronta significativa proprio in questo comprensorio, il Bramante, insomma tantissimi sono i personaggi della cultura che hanno caratterizzato e caratterizzano appunto la nostra regione.